È solo un brutto sogno, ok? Sì. Andrà tutto bene, non preoccuparti. Quando ti sveglierai domani sarà tutto come prima. Adesso dormi, tesoro. Dino! Dino, sei tu? Ti prego, vattene! Bella festa. C'erano tutti. Sì. Sonia, da qua. Porta dentro. Stavo parlando al telefono. Ora c'è da dare una mano a poche storie. Che palle. Le scarpe. Forza. La felpa sul calorifero. Cos'ha che non va? Devi appenderla. Me la rimetto tra 2 minuti. Va bene, nel frattempo però appendila, deve essere tutto in ordine. Bravissimo. Sono stufa di essere io l'unico genitore a rimproverare i figli. Non è giusto. Dovresti farlo anche tu. Non credi? Dino? Mi hai sentita? Che c'è? Sono sempre io che dico loro di sistemare la camera. Hai ragione, lo farò anch'io. Ti ringrazio. Ora smettila, non lo sopporto. Se ti dicessi che il mondo sta per finire, continueresti tranquillamente a fischiettare. Come quella volta che mi è caduto il frigorifero sul piede, ti ricordi? Buongiorno. Ciao, Dino. Ciao. Andiamo? Sì, certo. Vengono anche tua moglie e i ragazzi? Sì, sì, arrivano. Un'infezione sconosciuta si è diffusa stamane nella casa di riposo di Sorgenfri. 8 anziani ospiti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni di salute. Tesoro, è ora di andare. E a quel punto quell'uomo ha detto... Aspetta, no, sa tu. Che fai? Tieni giù le mani. Vino, perché non ti decidi a prendere la licenza di caccia? Eh? Vieni con me una volta, ti piacerà. Ci alziamo al mattino presto, un caffè forte e dopodiché via nella natura. Preferisco la carne confezionata. Ma che c'è? Vedi quel supermercato? Anche loro aprono presto. Non è questione di carne, è la caccia. Hai idea di cosa si prova? Non puoi nemmeno immaginare la sensazione che... Eccoti qua. Tieni, amore. Ah, che bello, grazie. Me ne prendi una? Certo. Grazie. Oh, ha smesso di respirare. Come, scusi? Stava guardando la televisione. Ma chi? Si spieghi meglio. Che è successo? Dice che qualcuno ha smesso di respirare. Dove abita? Eh? Dove abita? Kongstein, numero 8. Andiamo. Tieni questo, per favore. Adesso andiamo a vedere, ok? Va bene. Numero 8 di Kongstein? Sì. Gustav, chiama un'ambulanza. Venga, l'accompagno. Soltanto ieri siamo andati a fare una passeggiata, era in perfetta forma. Adesso però poi all'improvviso si è sentito male. Ora Lino entra a dare un'occhiata e noi restiamo qui ad aspettare l'ambulanza. Sì, sì, va bene, aspettiamo. Stia tranquilla, signora. Sì. Non c'era. Non capisco. Ha detto che era steso a terra con la faccia tutta blu. Perché la faccia blu? È soltanto un modo di dire. Perché è morto? È vero? No, non è vero. Non è morto nessuno, ok? Quella signora si è dimenticata che suo marito era ancora a letto a dormire. No, quelli dell'ambulanza non l'hanno trovato da nessuna parte. Forse Elna non si ricorda che è uscito a fare due passi. Sembrava un po' svanita. Oh, non credo. Non soffre mica di demenza senile. Ha detto che era freddo al tatto. Perché era freddo? Perché è morto. No, sta tranquilla, non è vero. Quell'uomo non è né freddo né morto, non preoccuparti. Sarà andato in farmacia a comprare lo sciroppo per la tosse perché aveva il raffreddore e non si sentiva bene. Vero, Dino? Dino? Sì? È andato in farmacia, vero? Sì, è andato a prendere lo sciroppo per la tosse. E anche la crema antirughe per quella brutta moglie che si ritrova. E qualcosa contro le verruche e l'alito cattivo. Oh no, mi sto trasformando nel mostro del sorvetto. Aiuto, mi fate tanto per colpire. Ciao. Come ti chiami? Che ti importa? Beh, ecco, siamo vicini di casa, sarebbe bello conoscersi. Mi chiamo Sonia. Gustav. Io sono Gustav. Ho capito, Gustav. Ci vediamo. Che fai? Sto dando un'occhiata intorno. Sei fortunata. Perché? Se vuoi posso farti da guida turistica. Non ci vorrà molto. Allora, che ne dici? Ninus. Ninus. Ecco dov'eri. Vieni qua. Hai fame? Di solito andiamo al lago e stiamo lì a pescare. Pescate? Sì, qualche volta, ma molto più spesso ascoltiamo la musica, fumiamo, beviamo. Forte. Ne vuoi una? No, grazie. Io le fumo senza filtro. Ah, ok. Ecco. Grazie. Tuo padre ha un binocolo? No. Ok. Tranquilla, sarà un animale. Vieni, andiamo a vedere. La polizia, in collaborazione con le autorità sanitarie preposte, ha temporaneamente isolato la zona urbana del focolaio che si estende tra Birum e Sorgenfri. L'area è delimitata a sud dal fiume Mollean, a ovest dalla Frederiksdalbay e a est dalla ferrovia. Si invita fermamente la popolazione residente a non allarmarsi e a non uscire per nessun motivo dai confini appena indicati. Chi sospetta di essere stato contagiato deve assolutamente andare al pronto soccorso e nemmeno dal proprio medico. Mai. Chiamare Gustav il numero 1819. Ripeto, 1819. Ricordati, i conigli sono animali molto paurosi. Non devi lasciarli scappare perché potrebbero morire di spavento. Forza, vieni con me. Rientriamo in casa. Su, forza. Sai che non devi uscire da sola. Dai, torna dentro a guardare la TV. Non fare storie, vieni con me. Trasmettiamo ora un appello della polizia stradale. Si invitano tutti gli automobilisti a non imboccare l'autostrada 201 in direzione Sorgenfri, in quanto occupata da numerosi mezzi di soccorso. Ricordiamo che il numero unico da chiamare in caso di emergenza sanitaria è l'1819. Ripeto, 1819. Gustav, guarda. Devi dirci dove vai. Perché dovrei? Non ho più 10 anni. Ma che c'entra questo? C'è un'epidemia e te ne vai tranquillamente nel bosco a fare un picnic. Scusa, e chi lo sapeva? È per questo che devi sempre dirci dove vai. Questa è nuova. Quando mai mi date ascolto? Ascolta, Mai, anche se non credi alla fatina dei denti, lei crede in te. Quindi ti conviene controllare sotto il cuscino domani. Dai, lo so che sei tu, papà. A fare cosa? A mettere il soldino sotto al cuscino, no? Cosa? Ah, ma che dici? Ti sbagli, io non so volare. Non abbiamo finito. Beh, io sì. Non hai mangiato niente? È proibito, forse? No, certo che no. Non è proibito. Gustav, non fare così. avanti. Ciao, posso entrare? Un nuovo gioco? No. Sembra molto violento. Sì, come il telegiornale. Ma qui è tutto finto. Ci passi troppo tempo. E tu guardi troppa TV. Già. Più tardi quel giorno andarono tutti quanti nel bosco. Giocarono e si divertirono per tutta la settimana. Dobbiamo farlo più spesso, dissero i genitori, e vissero a lungo felici e contenti. Fine della storia. Adesso si dorme. Sai una cosa? Dimmi, tesoro. Spero tanto di morire prima di te. Perché dici così? Non voglio vederti blu e fredda. No, principessa. Non devi aver paura. Forse non moriremo nemmeno. Ho letto da qualche parte che gli scienziati stanno per inventare una pillola che ci farà vivere per sempre. E se non ci riescono? Ce la faranno. Basta, Pusser! Vuoi smetterla di abbaiare? Pusser. Pusser. C'è qualcuno? Klaus. Klaus, sei tornato. Tutto bene? Sta dormendo. Torna in casa immediatamente. Che cosa succede? Torna in casa, ho detto. Mi spiega che state facendo. Stia indietro, torna in casa. Non le permetto di minacciarmi. Mi dica come si chiama. Torni dentro. Subito! Forza! E ora le ultime notizie. Scatta un piano di emergenza a Sorgenfri. Un morbo sconosciuto, probabilmente dovuto a un virus, si sta diffondendo rapidamente nel quartiere a nord di Copenaghen. Il numero dei contagiati e dei deceduti sale di ora in ora. L'Istituto Nazionale della Sanità cerca di identificare e isolare il virus in collaborazione con l'università svedese. Perché non dicono quanti sono i morti? Ah, in fondo non è poi così strano, sai. Negli anni '80 era crollata la tribuna di uno stadio. Molti sono morti calpestati dalla folla in fuga. Se avessero mantenuto la calma si sarebbero salvati, per non diffondere il panico. Se crolla uno stadio è normale che la gente si metta a correre per salvarsi la vita. Sì, ma intanto cerchiamo di vedere il lato positivo della faccenda, no? Quale sarebbe? Staremo un po' insieme. Bagnare mani e polsi prima di insaponarli, distribuire il sapone uniformemente, sfregare e lavare a fondo per almeno 15 secondi. Ricordate, la punta delle dita, i pollici, il torso e i polsi. Sciacquare il sapone e scrollare le mani prima di asciugarle. Lavarsi bene le mani è il miglior modo per prevenire la diffusione del contagio. Se avete una persona infetta in famiglia, chiamate subito il numero 1819. Apra la bocca! Grazie, il prossimo! Apri la bocca! Finirà presto, tesoro. Poi andremo tutti in vacanza, ok? Il prossimo! Su, forza! Devi solo aprire la bocca, ci vorrà pochissimo, non ti succederà niente. Forza, sbrighiamoci! Contiamo fino a 3, ok? 1... Mai, smettila! Perdiamo tempo! Mai, ora basta! Coraggio! Forza, dobbiamo andare! Salite subito sul furgone! La una scuola a Omeltoft è stata trasformata in un grande ospedale da campo. Christian Andersen, medico e professore di epidemiologia, dirige l'equipe sanitaria già operativa da qualche ora. Naturalmente siamo in contatto con i migliori specialisti di tutto il mondo e al momento siamo già in grado di accogliere centinaia di pazienti. Potrebbe dirci quanti sono i decessi che avete registrato finora? Non sono autorizzato. E si sa quando sarà pronta una cura? Al momento non c'è una terapia specifica, purtroppo. Per rispetto delle vittime e dei loro cari, abbiamo deciso di non mostrarvi nessuna immagine dei pazienti. Mamma, dai, non fare sciocchezze. Ti ripeto che non sono infetto. Lasciami andare e non mettermi le mani addosso. Ehi, ma che stai facendo? Chiuda la porta e torni dentro. No, devo andarmene. Torni dentro, ho detto. Non può uscire. Lasciatemi andare. Deve restare in casa. Voglio uscire. No. Anna, vieni qui. Calmati. Anna, non possiamo opporci. Bravo, controlliamo le altre. Questo è per te. Guarda che roba! Aspetta, vai, dove sei? Qua? Ecco. Papà, guarda che stai filmando. Lo so. Non ci credo. Volevo farvi una sorpresa e a quanto pare ci sono riuscito. Vi piace dove vi ho portato? No. No? No. Fammi un sorriso, dai. Perfetto, così siete bellissimi. Forza Gustavo, vai! Bravo! Va tutto bene, tesoro. Non preoccuparti. Un momento, arrivo. Ho detto che arrivo. Tutto qua. Ecco. Più di un mese di ricerche sul virus non hanno finora portato ad alcun risultato. Scienziati statunitensi stanno conducendo analisi approfondite sui campioni a loro inviati, mentre gli specialisti del Vector, l'Istituto di Microbiologia e Virologia russo, hanno appena concluso l'installazione di un laboratorio mobile vicino al Sorgenfri. La zona rossa è stata estesa alla contigua cittadina di Birum, ma non si esclude che presto le restrizioni possano essere applicate anche a tutta l'area di Lombi. In ogni caso, l'autostrada 201 rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Molti colleghi di testate straniere hanno cercato di forzare i posti di blocco, ma sono stati respinti ed allontanati dall'esercito. Casper, non funziona più internet. Ci sarà qualcuno a cui rivolgerci, no? Oh, di nuovo ho sentito quel rumore. Anch'io, e se fosse una volta ogni tanto andrebbe bene, ma ormai si ripete di continuo. Non ce la faccio più. Non risolvono la situazione. Si aspettano che rimaniamo qui seduti a far niente. L'altro giorno ho cercato di mettermi in contatto con loro, ma adesso... Gustav, dove vuoi andare? L'hanno fatto di nuovo. Che cosa? Hanno appena portato via qualcuno da casa di Sonia. Ti avevo chiesto di chiudere quel buco. Hai sentito quello che ti ho detto? Sì, e penso che tu stia esagerando un po'. Sono impazziti! Avranno una buona ragione, Gustav. Lasciami andare. No! Gustav, ragione! Lasciami, per favore! Lasciami, ti ho detto! Che cosa vuoi fare? Non possiamo fare niente. Proprio niente. Lo sai benissimo. Pensa alla tua famiglia. Pensa a tua madre e a tua sorella. Non possiamo fare nulla. Dei dintorni, controllate che sia tutto in ordine. Ricevuto, ci dirigiamo verso la casa che ci avete segnalato. Forza, andiamo. Ana, se me están andando. Ana? Anna, mi hai sentito? È finita. Anna! Anna! Dove vai? Torna indietro! Ma che diavolo vuoi fare? Torna qui, Anna! Anna! Dove sei andato? Papà, ho visto i soldati sparare alla gente. Cosa? Sono stato alla scuola. Uccidono le persone. Perché le ucciderebbero? Non lo so, ma li ho visti con i miei occhi. Le uccidono, papà. Quello che dicono al telegiornale non è vero. Possiamo entrare? Lei è Sonia e sua madre. Gustav ha detto che potevamo stare da voi. No, tornate a casa. Credo sia meglio che ogni famiglia stia a casa propria. L'ho sentito alla TV. Se restiamo isolati saremo tutti più al sicuro, lo hanno detto loro. Questo qui è tutto il cibo che ci è rimasto. Non ne abbiamo altro. Allora lo divideremo. E se fossero infette? Eh? E se venissero a prenderci solo perché le abbiamo ospitate, allora ci hai pensato oppure hai perso completamente la ragione? Il marito è impazzito, l'ha aggredita, ha cercato di gettarla giù dalle scale. D'accordo, ho capito, ma sai che ti dico? Anche se non sono infette, quelle due dovrebbero andarsene immediatamente a casa loro. Ok, allora vaglielo a dire. No, mi dispiace, questo è compito tuo. E se al loro posto ci fossero Gustav e Mai, ci hai pensato? Eh? È diverso. Potrebbe succedere la stessa cosa a noi. Io non mi fido. Non ti riconosco più per me. Dobbiamo pensare per prima cosa al no di solidarietà. Ah, certo, bravo, la solidarietà. Chi se ne frega? Ciao. Tieni. Grazie. Cos'è quello? È stato mio padre. L'ha aggredita. Era fuori di sé. Va bene. Ci vediamo domani. Sì. Buonanotte, a domani. Buonanotte. Papà, ci stiamo tutti in macchina. Aspettiamo. Che cosa? Che ci ammaliamo e che ci sparino? Aspettiamo e basta. Tu hai paura. È vero, sì. C'è qualcuno? Chi siete? Che cosa volete? Non dovreste essere qui, è proibito! Andatevene! Andate via! Se n'è andato. Stai bene? Che succede? La libreria! Aprite la porta, sono io! È Casper, vado io. Gustav! Gustav! Chiudi! Che sta succedendo? Ho visto un uomo a terra. Era morto. Ma poi si è rialzato. Ho esploso un colpo in aria. Stava per attaccarmi e... gli ho sparato. Che voleva? Non lo so. E adesso? La cucina. Ce ne andiamo. No, restiamo qua. Dì a papà di controllare i biglietti. E prepara i bagagli. Mamma, siamo da Gustav. Continua a dormire. Spegni la luce. Grazie. Sono arrivata all'ingresso dell'autostrada. Ho visto che era bloccata. Era il caos totale. C'era una bambina sola, in mezzo alla folla. All'improvviso tutti l'hanno aggredita. Io non ho potuto fare niente, sono scappata. Dobbiamo dormire un po'. Farò il primo turno di guardia. Come sta tua madre, Sonia? Sta un po' meglio. Solen så rød, mor. Skoven bliver så sort. Nu solen død, mor. Og dagen gået bort. Reven går derude, mor. Vi lukker vores gang. Omsætter vi min side, mor. Og syng en lille sang. Mamma. Ciao. Mamma, ci sono qui io. Mi fa male, mi sento bruciare. Non pensarci, vedrai che passa, sta calma. Hai visto Ninus? Sai dov'è? Tesoro, i conigli trovano sempre un modo per andarsene. Avevo un amico che doveva comprare da suo figlio un coniglio ogni settimana, perché scappavano sempre via. Quando tutto questo sarà finito, andremo insieme a comprare 2 coniglietti, va bene? Ma io rivoglio Ninus. Dobbiamo andarcene. Sì, ma prima dobbiamo perlustrare la zona. 2 persone basteranno. Io vado. E tu, Anna? Che dici? Io... Vengo io. No, Gustav, ci vado io. Vengo io. Bene. Attenzione, è l'esercito che vi parla. Abbandonate l'area immediatamente. Altrimenti apriremo il fuoco. Tra 3 secondi. 1, 2, 3. Sta giù! Maia è sparita. Non la trovo. Resta qui, Sonia. Gustav. Vai. Avete visto il mio fidanzato? Un uomo là fuori ci ha aggrediti. L'avete visto per caso? Lars? Sei tu? Lars! Vuoi chiudere la bocca? convencerme. Dame la scatola. Non direi sul serio. Dammi quella scatola. Ho due bambini a casa, non abbiamo niente da mangiare. Dammi immediatamente quella cazzo di scatola! Nenos. 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 Elna, hai visto Nenos? Elna. Andiamo. Vai! Vai! Portiamola a casa! Corri! Andate, li fermo io! Forza, forza! Nino, corri! Ci siamo quasi! Andate avanti! Gustav! Sonia! Voglio restare solo con lei. Per che motivo? Sta per trasformarsi. No, Dino. No. Spostati, ti prego. Dino. No. Dino. Dino, non farlo. Dino, non farlo. Sonia, andiamo! Allontanati da lei! Ah, no, non me ne vado! Allontanati, ho detto! No! Ti prego, Pernil!